Benvenuti, continuiamo a parlare di script e vedremo in questo tutorial come caricare e installare quegli script esterni, e cioè creati da terze parti, sia gratuiti che a pagamento. Cominciamo col dire però una cosa, che l'installazione degli script può avvenire in due modi differenti. Vedete qui abbiamo questa tabella, abbiamo dei file che possiamo scaricare dai nostri script, che sono, vedete, con questa estensione .jsx, e vengono installati manualmente. Bisogna andare nella cartella di Adobe, vedete programmi Adobe Photoshop, poi la versione che avete, poi preset, script, e inserire il file proprio manualmente. Oppure abbiamo dei file .zxp che non sono altro che file come zip, che sono zippati appunto e sono dell'Adobe, e quindi una volta che noi clicchiamo sopra si apre un programma che è inserito in Photoshop, che è inserito nel pacchetto Adobe e che ci aiuta, che poi è Adobe Extension Manager, che si apre in automatico e quindi ci installa il nostro script. Vedremo quindi come fare per installarlo sia manualmente che con Adobe Extension Manager. Un'altra precisazione, dunque, questo tutorial adesso io lo eseguirò con Photoshop CC, perché per due motivi. Dunque, innanzitutto perché molti script non sono stati aggiornati alla versione 2015. Parlo della versione 2015. Fino alla versione CC 2014 potete trovare sia la versione precedente, CS6, che fino alla versione CC 2014. Quindi ricordatevi sempre di scaricare le versioni giuste per il vostro Photoshop e di controllare che possa essere eseguito per la versione in vostro possesso. Poi c'è un altro motivo, che con Adobe Photoshop 2015, per installare le applicazioni di terze parti non si può più utilizzare Extension Manager, che con questa nuova versione appunto è stato mandato in pensione senza peraltro pensare a un sostitutivo, ad un suo sostituto, e per questo motivo non è più possibile installare le estensioni se non manualmente. Quindi attenzione, quando voi scaricate l'aggiornamento alla versione CC 2015, sappiate che dovete poi copiarvi, ma questo poi lo vedremo anche in un tutorial che poi creerò fra qualche giorno. Dovete copiarvi la cartella degli script, perché poi li perdete, e se li volete riutilizzare dovete poi mantenere anche la versione 2014, ma questo, ripeto, lo vedremo in un prossimo tutorial. Vediamo anche da dove possiamo scaricare questi script. Guardate, intanto dal sito dell'Adobe, vedete Adobe Add-ons, potete scaricare, guardate, vedete qui, ecco qui, plugin, estensioni e altro per i prodotti Adobe. Potete, vedete, scegliere, e qui Photoshop, e poi guardate, potete scegliere tutti pagati o gratuiti, quindi possiamo anche cliccare su gratuiti, vedete, possiamo scaricare tutte queste estensioni. Naturalmente poi vi farò vedere come fare. Non vi preoccupate, perché poi tutti i link li troverete sia sul mio sito che linkati anche su YouTube, quindi adesso non vi preoccupate se poi vado un po' in fretta, ma poi dopo troverete tutto. Poi da altri siti, vedete, abbiamo questo qui che crea bellissimi script, posso garantire che sono molto belli, che dopo vi spiegherò anche come utilizzarli. Potete scaricarli anche da qui e naturalmente poi installarli, ma vediamo anche come fare per installare. Abbiamo visto che, innanzitutto togliamo via queste pagine, abbiamo visto che abbiamo due possibilità. Adesso andiamo a vedere quelli che si installano manualmente. Innanzitutto andiamo nel sito dove scaricare questo edit script gratuito. Si chiama Corn Editor, e cosa fa questo script? Guardate, qui ci dà vedete, tutte le istruzioni. E una volta che noi apriamo un poligono in Photoshop, poi vediamo come, possiamo arrotondare, vedete, modificare gli angoli con dei semplici comandi numerici. Adesso andiamo a vedere. Innanzitutto, guardate, qui abbiamo il download, potete scaricarlo. Come vedete, è disponibile anche la versione per Photoshop CC 2015, e una volta scaricato, adesso andiamo a vedere la cartella. Ecco qua, vi trovate questo file, vedete, con l'estensione JSX.
sx. A questo punto dobbiamo copiarlo, quindi copiamo, poi andiamo nella cartella di Photoshop, vedete abbiamo programmi Adobe, Adobe Photoshop CC in questo caso 64 bit, poi preset, script, vedete che abbiamo già all'interno di questa cartella tutti gli script di default di Photoshop. Quindi a questo punto possiamo incollare il nostro file che abbiamo appena copiato, facciamo incolla, ecco qui, corner, editor, e poi chiudiamo, possiamo chiudere la nostra cartella. Naturalmente, perché si installa e possiamo adoperare questo script, dobbiamo chiudere Photoshop e riaprirlo. Una volta riavviato Photoshop, andiamo qui, vedete, negli strumenti e scegliamo, vedete, strumento poligono. Clicchiamo, poi possiamo mettere, lasciamo, vedete, lati 5, il colore non ha importanza, e creiamo il nostro poligono. Ecco qua. A questo punto adesso andiamo a far partire, vedete si è creato qui il livello, e andiamo a far partire il nostro script. Quindi andiamo in File, Script, poi adesso qui non lo vedete, ma si è aggiunto Corner Editor, quindi lo clicco, vedete, e si apre questa finestra. A questo punto possiamo modificare gli spigoli seguendo le istruzioni che ci vengono indicate dal sito. Quindi adesso qui proviamo a scrivere adesso i 5 parametri. Guardate, qui intanto se clicco qua, vedete, vengono visualizzati i nostri angoli. Quindi a questo punto proviamo a scrivere adesso, facciamo la prova, facciamo 5 angoli, quindi 0, poi ogni comando deve essere seguito dalla virgola, quindi 0, virgola, 0, virgola, 0, virgola, 0, virgola, facciamo l'ultimo, ecco qua. Poi proviamo a cliccare arrotondamento. Vedete, non succede niente perché il parametro è 0. Adesso proviamo a cambiare il primo. Quindi mettiamo ad esempio 50, riproviamo. Ecco qua, vedete il primo angolo come viene appunto smussato. Adesso proviamo anche l'ultimo. Facciamo anche qui 50. Vedete? E anche il quinto. Possiamo farli tutti. Mettiamo 50. 50 e 50. Li clicchiamo, vedete, abbiamo arrotondato tutti gli spigoli. Poi adesso proviamo questo, vedete? Ecco qua, invece di arrotondare viene la cosa inversa, vedete? Verso l'interno, vengono arrotondati verso l'interno. Poi invece qui invece vengono non arrotondati ma proprio tagliati di netto, vedete? E poi questo dovrebbe essere dalla parte interna. Infatti, ecco qua, vedete? Ritorniamo per esempio qua, poi proviamo a vedere la differenza radius Adobe, vedete, diventa più, sì, diventa più esteso l'effetto. Vediamo anche qui, in effetti, guardate. E qui poi adesso potete fare tutte le vostre prove e divertirvi a vedere come funziona. Naturalmente in Photoshop abbiamo visto che in Photoshop l'ultima versione abbiamo la possibilità quando creiamo, innanzitutto aspettate, intanto chiudo questa parte qui, close, tiriamo via questo livello e dicevo appunto che se noi creiamo, vedete, uno strumento, per esempio un rettangolo arrotondato, abbiamo già, vedete, con le proprietà, le nuove versioni del CC, abbiamo la possibilità naturalmente di cambiare qui, vedete, i nostri bordi in automatico, guardate. Quindi diciamo che lo script riproduce un po' questo, però questo in Photoshop non avviene, però guardate, adesso tolgo via, premo invio, creiamo un altro livello, vedete, non avviene però con i poligoni. Guardate, se io faccio lo strumento poligono, adesso tolgo via, ritorniamo, vedete, ecco qua che creo, non mi si apre la proprietà e non posso modificare gli angoli dei poligoni. E ci viene incontro appunto questo script che ci permette di farlo anche su questo modo di creare delle forme. Del resto poi lo script non funziona con le normali, vedete, strumenti di rettangoli, ellissi, eccetera,
di Photoshop, come del resto non funziona con lo strumento forma personale. Naturalmente adesso abbiamo visto uno script singolo, ne esistono tanti altri gratuiti, poi mano a mano che li scoprirò ve li farò anche vedere in un altro tutorial e poi dovete sempre seguire il mio sito, piano piano adesso li inserirò anche lì. Ora abbiamo visto come inserire uno script, un file script manualmente, adesso vediamo invece come scaricare e installare gli script con Adobe Extension Manager. Lo vedremo però nel prossimo tutorial, quindi non mi resta che salutarvi e alla prossima. Arrivederci.